Brody, dovremmo tornare indietro. Questa non è neanche una strada vera e propria. Dai, Roddy, mi fa male il semiosse. Non se ne parla. Siamo venuti a cercare un nuovo parco giochi. Voi potete andare, ma io resto. Cos'è? Vietato l'accesso. Wow, è fantastico! È un po' spaventoso. Non avere paura. È come un piccolo covo di pirati. Non giochiamo ai pirati. Facciamolo diventare un castello. Certo, tutto quello che vuoi, Mini. Può diventare il nostro ritrovo. Il nostro ritrovo? Sì, ma dobbiamo promettere di non rivelare mai a nessuno il nostro rifugio segreto. D'accordo? Sì. Tesoro, tuo padre sta andando al lavoro. Dagli un bacio. Ho detto dagli un bacio. Bravo, piccolo. Devo andare, ci vediamo dopo il lavoro. Mini, non mi voglio più mettere il ciuccio in bocca. Non se ne parla. Se sei un bambino lo devi fare. E ora fa la tua parte. Gugu, gaga. Ok, cosa? Iniziamo dal C'è lato. Qualcuno lì Max, fuori. Fox, siete Zitto. Pronti? Aspettiamo che vadano via. Oh no! Che cosa succede là fuori? Pocca, perché non continui tu qui? Oh, signor costruttore, aspetti! Deve fermarsi! Roddy, non è sicuro per te stare qui. Minnie e Benny sono lì dentro! Per tutti, Mattu! Buongiorno, qui è la squadra di soccorso. Oh, signor costruttore! Cosa? Che cosa ha detto? Che succede, Jill? Ragazzi, c'è un'emergenza! Il signor costruttore sta demolendo un edificio, ma Minnie e Benny sono intrappolati all'interno! Cosa? Andiamo lì immediatamente, Jean! Forza, sbrighiamoci! D'accordo, ci faremo strada tra le macerie. Tu continua a guardare dall'alto. Fate presto! Amber, ora tocca a te, forza! Siamo salvi! Ragazzi, state bene! Sì! Allora, uscite presto! Ma state molto attenti! No. Polly! Sta per crollare! Uscite tutti! Sbrigatevi, ragazzi! Continuate ad andare! Forza! Via! Polly! Esci da lì! Buona idea! Ci dispiace. Sapevamo di non dover entrare, ma non potevamo giocare da nessun'altra parte. Lo capiamo. Ho l'impressione che ci serva un posto più sicuro dove far giocare i nostri piccoli amici. C'è un posto dove potremmo costruire un parco giochi? Ma certo, conosco il posto perfetto. Sempre che il signor costruttore sia disposto ad aiutarci. Sarei felice di costruire un parco giochi per i ragazzi. Dove pensavate di farlo? Proprio qui! Direi che è un punto perfetto per un parco giochi! Credi che dovremmo costruire il nuovo parco proprio qui? Ma certo! È un punto perfetto ed è vicino a dove abitiamo! Oh. Ovviamente dobbiamo prevedere tutte le misure di sicurezza. Potremmo costruire una casetta e un campo da gioco. Hai anche delle altalene e uno scivolo, magari anche un box con la sabbia. Wow! È bellissimo! Wow! C'è anche un telefono d'emergenza! Grazie, signor costruttore. Non dovete ringraziare me. Io e la squadra abbiamo solo realizzato il progetto di Ellie. Ellie, questa volta ti sei davvero superato.
Grazie! Mickey, hai per caso visto da qualche parte la mia medaglia? No, signorina Belle, niente medaglie qui. E adesso che faccio? Non posso certo sostituirla con un'altra. Se non è qui, pensi che qualcuno l'abbia presa? Ma chi farebbe una cosa del genere? A meno che... È davvero bellissima! Lefty, sicuro che non hai visto la mia medaglia? Non dopo ieri! Ehi, non penserai che l'abbia presa io, vero? Beh, so che era in una delle scatole che hai spostato tu. Ma signorina Belle, non prenderei mai una cosa che ti appartiene senza prima chiedertelo. Che razza di amico pensi che sia? Non lo farei mai! Lefty! Come può la signorina Belle sospettare che abbia rubato la sua preziosa medaglia? Oh no! E se l'avessi fatta cadere dalla scatola per sbaglio? Oh, allora sarebbe colpa mia! E ora che faccio? Dov'è? Dove può essere? Qui non c'è! Non la vedo da nessuna parte! Sarà quella! Mettimi giù! Che cosa hai detto? Mettimi giù, sono Lefty! Per favore, mettete giù il tubo! Che cosa faccio? Che ne dici? Mettilo giù! Ok! Dall'altra parte! Non riesco a controllarmi! Qualcosa non va! Ho le marce inceppate! Avanti e controlla! Ok! Ah, sono troppo giovane per cadere da un tubo! Tienilo dritto, Lecky! Ci sto provando, d'accordo? Ragazzi! Ellie! Tranquillo, Lefty! I soccorsi stanno arrivando! Ok! Resisti! Più cado! Sbrigati, Polly! Faccio del mio meglio, ragazzi! Roy, manda sulla piattaforma! D'accordo! Pronta! Lefty, vieni fuori! No, è troppo alto! Avanti, puoi farcela! Ho troppa paura! Vieni avanti, Lefty, non ti faremo cadere! Forza! Discesa! Sì! Bel lavoro! Sei stato bravo, Lefty! Già! Grazie, Lecky! Non c'è di che! Lecky, chiedo a Gin di controllarti le marce subito, d'accordo? Grandioso! Grazie, Polly! Ha accusato ingiustamente Lefty e lui è finito nei guai! Sì, sì, signorina Belle! E se la medaglia fosse proprio sotto di noi in questo momento? Possibile. Considerate l'ordine degli eventi. Mickey ieri ha versato qui del cemento fresco, giusto? Forse la medaglia è caduta dalla scatola che trasportava Lefty senza che nessuno se ne accorgesse. E Mickey avrebbe coperto di cemento la medaglia senza accorgersene? Già. Allora dobbiamo scoprire se la medaglia è davvero sepolta qui sotto. Ora pensaci tu, trova tutto. Rilevata medaglia preziosa. Corrado, rilevata medaglia preziosa. Eccola qui! Oh! Oh,
Ho la mia medaglia! Lifty è sempre stata qui! Sciogliamo! Esaminando l'insetto, sembra possa essere dannoso. Dannoso? L'insetto si nutre della linfa degli alberi. Credo sia per questo che gli alberi si sono ammalati. Abbiamo idea della provenienza di questo insetto, Jean? Potremmo scoprirla guardando l'area che ho analizzato. Esatto, qui è dove l'insetto è stato individuato la prima volta. E questi sono gli alberi che si sono ammalati. A quanto pare il problema sembra provenire dalla foresta del gufo. Se così fosse, potrebbe essersi diffuso in tutta la foresta. Jean, non sarebbe meglio andare a controllare tutto il bosco? Sì, chiederò ad Amber di andare a indagare più da vicino, così voi potrete occuparvi della città. D'accordo. Che male! Jean, tutto bene? Amber, ti sto inviando un filmato. D'accordo. Oh, è un insetto dannoso per gli alberi. È a causa sua se gli alberi della città si sono ammalati. Credo proprio che venga dalla foresta del gufo. Potresti andare a controllare l'area? Lo farò. Qui è tutto a posto. E anche da questo lato. Eh? Ho trovato gli alberi infetti! Amber, come procedono le indagini? Ho appena trovato il gruppo di alberi infetti nella foresta. Ti invio la posizione. Ma prima vorrei continuare un po' con le ricerche, d'accordo? Amber, che succede? Amber, ci sei? Amber! Amber! Jean! È un'emergenza! Che succede? Ho perso il contatto con Amber mentre stavamo parlando. Forse le è accaduto qualcosa di brutto. Non temere, Jean. La squadra è pronta a entrare in azione. Dividerci e perlustrare tutta la zona. Facciamolo. Ragazzi, Amber è giù in fondo al dirupo. Ne sei certo? Ma sta bene, Ellie. È al sicuro, ma non potete immaginare che cosa sta facendo là sotto. Oh, forza, andiamo a vedere. Sì. Amber! Vi avevo detto che non potevate immaginarlo! Amber! Eh? Ragazzi! Che cosa ti è successo, Amber? Mentre perlustravo la foresta, sono caduta! Il trasmettitore si è rotto e non vi ho potuto contattare per avvisarvi della situazione critica che ho trovato! Situazione critica? Guardate! Ho scoperto da dove vengono quegli insetti! Oh no! Questo è un bel problema! Ecco perché stavi tagliando tutti quei rami. Sì, quando un albero è infetto bisogna tagliare i rami per impedire la diffusione della malattia. E tu sei sicura di stare bene? Sì, sto bene, ma non ci resta molto tempo. Per salvare la foresta dovremo lavorare insieme per fermare gli insetti. Posso contare su di voi? Sì, certo. Qual è il tuo piano d'azione, Amber? Perfetto, Ellie, spruzza lo spray dall'alto. Polly e Roy, aiutatemi a tagliare i rami infetti. D'accordo. Sì, Jean, abbiamo appena finito. Farò il rapporto appena rientriamo, d'accordo?
Bene, ottimo lavoro oggi, ragazzi. Grazie. Ora che abbiamo salvato gli alberi, torniamo alla stazione di controllo. Jean sembrava preoccupata. Povera Jean. Spooky, hai tirato tu il sacchetto. Ops, scusa, mi deve essere caduto per sbaglio. Oh, d'accordo. Che cosa? Vuoi forse dire che non sei arrabbiato? No, non sono arrabbiato, puoi spostarti. Forse tirare il sacchetto non era abbastanza. Che cosa è successo qui? Ciao, Cleany. Oh, Spooky. Scommetto che sei arrabbiato. Molto arrabbiato. Ha ragione. Dovresti dire chiaramente alle persone che ti infastidiscono che sei arrabbiato. Spooky, smettila. Sono molto arrabbiato e non mi piace il modo in cui ti comporti con me. Sei un bugiardo. Non è certo questo il modo in cui ci si arrabbia. Cosa stai facendo? Guarda la tua faccia, è esilarante. Non ti stai comportando da buon amico. Non ce la faccio più. Ora sei davvero arrabbiato? Sì, sono davvero arrabbiato con te. Voglio che la smetti di farmi dispetti. Aiutatemi. Torna qui, non la farò passare liscia. Non oggi. Accidenti, Cleany fa paura quando è arrabbiato. Spooky, dove sei? Che cosa posso fare? Mi nasconderò lì dietro. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Te la farò vedere io quando ti troverò, Spooky! Aiuto! Spooky? Dove sei, Spooky? Aiuto! Ho paura! Spooky? Oh, sei finito laggiù! Cleany, aiutami, per favore! Oh, no! Che cosa posso fare? Pronto, squadra di soccorso? Parla Jean! Jean, dovete aiutare! Molto, molto scivoloso. Sei sicuro di voler andare da solo? Non preoccuparti, andrà tutto bene. Salvatemi! Oh, Spooky! Resisti! Devo fare più in fretta. Sto arrivando! Aiuto! 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 Andrà tutto bene. Ti salvo io, Spooky. Polly! Polly! Grazie! Ellie, qui siamo pronti! Ricevuto! Roy, adesso puoi tirare su Spooky! D'accordo! Sono vivo, grazie. Allora? Credo sia meglio aggiustare le gomme di Spooky alla stazione di controllo. D'accordo. Ehi, Cleany,
Perché ci hai messo così tanto ad arrabbiarti? Credevo che reprimere la rabbia fosse la cosa migliore da fare. Ma forse mi sbagliavo di grosso. Esatto, non è bene arrabbiarsi per qualunque piccola cosa. Ma quando si è arrabbiati bisogna farlo sapere a chi ci sta intorno. Hai ragione, Polly. Bene. Puoi andare. Va bene, ci vediamo lì. Non avevo idea che stesse male. Povero signor costruttore, era stressato per la scadenza. Noi non lo sapevamo. Sono certa che starà bene. Ora sta andando a farsi visitare. Aspettate qui, ok? Sì. Grazie, Jean. Siamo dei testoni. Sì, è vero. Dovremmo sistemare il cortile prima che torni. Sarebbe il miglior regalo di pronta guarigione che potremmo fare al signor costruttore. Questa è l'idea migliore che tu abbia mai avuto. Bene, forza allora, al lavoro. Va bene. Guarda dove vai. Oh, forza! Ah, non la vedo da nessuna parte qui. Ah, eccola! Dai, ci sono quasi! Oh, dietro di te! Puck! Oh, che cosa è successo? Ho appena incastrato Puck sotto una valanga di tronchi. Ok, adesso puoi uscire. Grazie al cielo, le rocce hanno impedito che i tronchi cadessero addosso a Puck. Puck, mi dispiace. Ragazzi, siamo una squadra davvero inutile. Non facciamo altro che creare problemi come questo. Gli incidenti capitano. Ricorda che stavate cercando di dare una mano. Cercate solo di fare più attenzione la prossima volta. Sì, ma come possiamo aiutare il signor costruttore adesso? Ha ragione. Il signor costruttore sarebbe contento di avere un cortile in ordine. Non preoccupatevi, ragazzi. Ci siamo qui noi a darvi una mano. Esatto. Se ci aiutiamo tutti quanti, finiremo molto presto. Grazie ragazzi. Oh, grazie, Max. Non c'è di che.
Bentornato a casa, signor costruttore! Oh, non posso crederci, è tutto così in ordine. È come essere tornato in una casa nuova. La squadra si è data da fare per sorprenderla. Se lo aspettava. Cosa intendi? È successo qualcosa mentre non c'ero? Chi lo sa? Comunque, grazie mille a tutti, ragazzi. Roy, buongiorno! Buongiorno! Allora, che succede? Niente di particolare. Stavo facendo il mio giro. Tu? Qualcosa non va con il rotore di coda. Forse per colpa della caduta. Speravo che Gin ci desse un'occhiata. Buona idea. Devi sicuramente farlo controllare. Certamente. Grandioso. Allora ci vediamo dopo. Sì. Ah? Oh, il progetto! Chi è stato? Ti ha fatto cadere il latte sul progetto della mia invenzione! Oh no, il progetto è rovinato! Perché proprio la pagina con l'unica parte che non avevo ancora ultimato! Il mio robot non serve a nulla senza un cervello! Ellie! Amber! Come sta adesso Jean? So solo che è ancora molto arrabbiata per il progetto. Aveva lavorato sodo. Credo che forse Roy sappia qualcosa che non ci ha ancora detto. Che cosa? Per caso vuoi dire che pensi che sia colpa di Roy? Beh, in effetti io ho visto Roy entrare nel centro riparazione. Che cosa hai detto? Jean! Hai visto Roy entrare nel centro riparazione? Ho capito cos'è successo. Ma ecco, non è giusto essere disonesti. Sì, questo lo so. Oh? Non posso credere che tu abbia rovinato il mio progetto! Cosa? Ma ti giuro che non è colpa mia! Non sono stato io, Jean! Perché non dici la verità? Ho un testimone proprio qui! Oh, Roy, ti ho visto entrare nella stazione di controllo! Jean si è molto arrabbiata quando gliel'ho detto! Mi dispiace tanto! Sta tranquilla! Sì, ero alla stazione di controllo in quel momento, però non sono stato io a rovesciare il latte! Va bene, e allora chi è stato? Basta! Non ce la faccio più! È stata colpa mia! Mi sentivo malissimo! Avrei dovuto dirtelo subito! Mi dispiace! Ellie! Potrebbe andare peggio di così! Oh. Avrei dovuto dire la verità! Ho lasciato che i miei amici dubitassero l'uno dell'altro! Al fuoco! Aiuto! Ma la casa di Spooky è in fiamme! Devo salvare le mie tombe! Spooky, cosa è successo? Ellie, stavo accendendo i fuochi d'artificio, ma qualcosa è andato storto. Non lasciare che le mie gomme brucino. Non è questo che mi preoccupa, dobbiamo andarcene subito da qui. Vieni da questa parte. Andiamo. I miei pneumatici. Devo andare. Oh no, e adesso? Non riesco a volare. Oh, la mia testa! Oh, devo aver respirato troppo fumo! Usciamo da qui. Roy! Sì, dobbiamo andarcene. Certo, certo. Ellie, sei
sei in salvo! Sì. Sì, sto bene. Eravamo così preoccupati per te. È successo tutto per colpa mia. Non sarebbe capitato se avessi detto la verità. Non permetterò mai più che succeda. È andato tutto bene, Ellie. Siamo davvero felici che tu stia bene. Sì. È vero, e Jean ti ha già perdonato. Sul serio? Oh, per fortuna. Giochiamo a palla! A palla, a palla! Ok, vai a prendere la palla. La squadra ci sta già aspettando. Giochiamo a palla! A palla, a palla! Oh, vorrei portarlo in qualche posto molto lontano e lasciarlo lì. Lasciarlo? Ci sono! È un'idea favolosa! Ok, l'ho presa! Siamo pronti a giocare? Bruni, senti, vuoi imparare un gioco nuovo che conosco? Sì! Bene, allora cerca una scala. Non hai mai giocato a niente di così divertente in vita tua? Una scala? E dove posso trovarne una? Guarda là, dietro la roulotte del signor costruttore. Ce la farai a portarla da solo? Sei abbastanza forte, vero? Certo, io sono molto forte. Una scala! Ci vediamo, Bruni. Mi dispiace, ma non ce la facevo oggi. Ehi là! Brunner! Dove sei? Oh, è la giostra divertente! Oh, va su! Che forza! Sono così in alto! Oh. Brunner! Brunner! Che ti prende, Brunner? Continui a mancarla. Qualcosa forse non va? Sì, scusa. Lancio di nuovo. Devo ammettere che è più divertente senza tuo cugino. Spero che Bruni stia bene. Brunner! Dove sei? Non ce la faccio più. Continuate voi, ragazzi. Io devo andare. Giocate senza di me. Scusate. Brunner? Si comporta in modo strano. Brunner! Brunner! Ora sento persino la sua voce. Brunner! Aiuto! Bruni! Sbrigatevi! Cosa farò se a Bruni succede qualcosa di brutto? Non preoccuparti, lo tireremo fuori noi. Bruni, stiamo entrando a prenderti, devi resistere, d'accordo? Fate presto, vi prego! Pronto? Sì! Ellie! Da questa parte! Entriamo in azione! Bruni! Voli! Dimmi, stai bene? Sì! Siamo fieri di te, sei molto coraggioso, ma adesso ti faremo uscire. Ok. Ecco qual è il problema. Saliamo subito sul tetto. Roy, tiraci su! Sì! Bruni, non ti farai male, andrà tutto bene, vedrai! Poi! Avanti! Che succede, Poli? No! Siamo salvi! Bene, reggetevi forte, vi tiro su adesso! Grazie!
Bruni, resisti. Come vedi, stiamo salendo. Ok. Non sarebbe successo niente se non l'avessi lasciato da solo. Non temere, Brune. Bruni starà bene. Brune, sono qui. Cosa? Bruni! Ciao! Oh, è tutta colpa mia. Mi dispiace tanto, Bruni. Allora, Clini, che cosa vorresti per il tuo compleanno se potessi scegliere tutto ciò che desideri? Una nuova spazzola! Non di nuovo! Lo hai ricevuto l'anno scorso e quello prima! E credo anche quello prima ancora! Perché chiedi sempre lo stesso regalo ogni anno? Sì, infatti, se non ti viene in mente niente di diverso, allora sarà meglio lasciar stare! Oh, non mi viene in mente niente! Eh? Wow! Guarda che gomme nuove! Forse dovrei scegliere queste! Oh? Vedo che hai notato le gomme nuove. A Spooky piacciono molto. È già passato un paio di volte. Spooky le vorrebbe? Fantastico! Signor Wheeler, vorrei comprarle, per favore. Ottima scelta. Aspetta, è quello che credo che sia. Wow, delle palline rimbalzanti. So giusto a chi potrebbero piacere. Queste palline rimbalzanti hanno il nome di Brunner scritto sopra. Sarà così contento! E poi ho trovato questa bella cartolina per la collezione di posti! È proprio il mio giorno fortunato! Oh no! Che sbadato! Non lo so! Per qualche strana ragione riesco a pensare solo ai regali che vorrebbero i miei amici! Oh! Oh no! Ti prego, torna indietro! Sei un regalo speciale per posti! Torna indietro! Ti ho preso! Clini ormai avrà scelto il regalo per il suo compleanno, vero? Vedrai, lo scopriremo presto! Ora mi aiuti! Clini! Ecco il piano, tu attiva la gru. Ellie, aggancia la corda di sicurezza a Clini. Amber, tu vieni con me. Dobbiamo trovare un punto dove poter posizionare il materasso. Ricevuto! Polly, non riesco a trovare un punto dove sistemare il materasso. Sì, Amber, hai ragione. Non devi preoccuparti, io resterò qui. Sarò pronto a entrare in azione. Tu va pure, Roy ha bisogno di te. D'accordo. Speriamo vada tutto bene. Clini, non ti preoccupare, ti tireremo fuori di qui. Clini, Roy, sbrigatevi! Ci sono quasi! Clini! Clini,
so che dovevo trovare qualcosa per me, ma sono riuscito a trovare solo cose che sapevo vi sarebbero piaciute. Mi dispiace, ma non ho trovato nulla che volessi per il mio compleanno. Oh, Clini, non ti scusare. È a noi che dispiace. È vero! Volevamo solo che ricevessi qualcosa di speciale per il tuo compleanno. Ah, ci dispiace. Avete visto? È successo tutto perché vi volete molto bene. Hai ragione. Cosa c'è, Mini? Che cos'è questo? Non capisco di cosa tu stia parlando. Oh, e com'è arrivato questo qui? Non lo so, non è quello che volevo io. Scusami, non so come sia potuto succedere. Non voglio questa roba. Oh no, ti ho dato il pacco che era di Spooky. Questo è di Spooky? Esatto, devo essermi confuso perché le scatole sono molto simili. Sono davvero spiacente, amico mio. Forse non ho prestato attenzione. Aspetta, ci sono. Forse so cosa è successo. Che cosa intendi dire? Beh, è cominciato tutto stamattina presto. Spooky, devi guardare dove vai, non lo sai questo? Mi dispiace, signor costruttore. Lo so. State dicendo che il mio pacco e quello di Spooky sono stati scambiati. E quello di Spooky era già stato scambiato con quello di Mini. Esatto. Quindi abbiamo pensato di venire qui e di scambiarli nuovamente. Scusate tanto, ragazzi, ma io ho già portato quello che credevo fosse il mio pacco alle poste. Cosa? Cosa? Posti! Polly, che cosa c'è? Ho una piccola urgenza da chiederti. Dunque, ho bisogno di trovare uno dei pacchi che il signor costruttore ha spedito stamattina. Fammi pensare un attimo. Oh sì, quel carico è stato inviato al porto un'ora fa. Cosa? Hai trovato il regalo? No, non ancora. Le cose si sono un po' complicate. Cos'è successo? Non ci crederete, ma c'è stato un altro scambio tra Spooky e il signor costruttore. Cosa? Esatto, Posti ha consegnato il pacco a Sisi, che è già a metà strada adesso. Oh no, potrebbe andare ancora peggio. Io spero di no, dobbiamo intercettare Sisi e riprendere il pacco. Vediamoci al porto, credo di avere un piano. Va bene. Vedi se trovi Sisi e poi tienici aggiornati. Ok. Ragazzi, pronti all'azione? Polly, ho trovato Sisi! Ti mando le sue coordinate! Ottimo lavoro! Oh, non sono mai stato così felice di vederti! Non ho idea di cosa succeda, ma sono felice di poter aiutare! Oh! Guardate, eccoli lì! Venite su! È tutto ok! Sisi aspetterà finché non avremo risolto! Sisi, in quale container è il pacco inviato da Posti? Oh, sono piuttosto sicura che sia in quello rosso. Ok. Polly, dovremmo spostare il container giallo. Amber, io e te solleveremo quel lato e Roy solleverà l'altro. Una volta spostato il container, Ellie può cercare il pacco. Siete tutti pronti? Sì! Tutti al tre! Uno, due, tre! Attenzione! Roy, spostati un po' a destra! Ok! Perfetto! Vediamo un po'. Dove si nasconderà il regalo di Mini? Oh, trovato!
questo è di Mini e questo è del signor costruttore. Missione compiuta! Finalmente! Abbiamo dovuto attraversare solo metà oceano per trovare la scatola giusta. Ottimo lavoro, squadra! Grazie, Sisi! Ci hai salvato! È stato un piacere! Ecco, ti aiuto a metterli! Ok! Mi piacciono tantissimo! Grazie mille per averli ritrovati! Esatto! Grazie mille per quello che avete fatto! Non c'è di che! Ta-da! Facciamo una partita a calcio! Wow! Bella, vero? Questo è il tabellone. Riporta tutti i gol che segnate. È grandioso! Già! Beh, volete fare almeno una prova? Vorremmo tanto, ma non possiamo proprio. Certo che potete. Fidatevi, non è affatto difficile. Non è questo. Vedi? Quella porta è a Rodiville. L'altra è laggiù, a Beniburg. E i palloni sono tutti a Miniland. Mi state dicendo che avete diviso il cortile in tre parti? Sì. Ci sono i confini e non è permesso andare nella proprietà degli altri. Abbiamo dovuto farlo perché Rodi lascia sempre in disordine tutta la casa dei giochi. Capisco quello che intendi, ma se le cose stanno così, non potete fare molto. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo proteggere il nostro territorio. È vero. Va bene. Questo è il mio lato di strada. Vattene. Va bene. Allora questa è la mia metà di strada. Beh, e io? Allora dove passo? Passa sulla metà di Mini. Vai. Su. No, non puoi. Ho detto che questo spazio è il mio. Vattene dalla mia strada. Io ti ho avvisato. È così che funziona? Allora, state a vedere. Questa strada è mia. Qui posso passare soltanto io. Attento! Benny! Cosa facciamo, Mini? Cosa vuoi fare? Chiamiamo subito la squadra di soccorso. Perfetto, ancora un po'. Molto bene. Siamo pronti, Polly! D'accordo, ora tira, Roy! Sì! Roy, ora puoi abbassare. Ok. Grazie, ragazzi. Non c'è di che. Ci dispiace, Titan. È colpa nostra perché litigavamo per niente. Esatto. Nessuno possiede campi o strade. Tutte queste cose dovrebbero essere condivise. Ben detto. Se vi comportate così, non vi resterà più niente da usare. Capite?
aspettate? Perché non inventate una regola che metta tutti d'accordo? E tu credi che esista una regola del genere? Beh, vediamo. Che ne dite di... quando si usano giochi altrui bisogna stare molto attenti? Eccone un'altra. Quando si finisce di giocare, bisogna rimettere in ordine. Ecco. Aiuta i tuoi amici a sistemare i giochi. Gioca a calcio con i tuoi amici tutti i giorni. Perché a dire il vero era molto noioso giocare da solo. Hai ragione.